Buongiorno Marina, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, oggi abbiamo voluto raccogliere la segnalazione dei commercianti della galleria di Piazza Salotto a Pescara che nei giorni scorsi hanno tra l'altro registrato un video diventato subito virale sulle condizioni di assoluto degrado in cui versa quella zona di Pescara, una zona centrale nel cuore appunto della vita di aggregazione di Pescara. Piazza Salotto, la cartolina di Pescara, cartolina che però non viene tanto curata, in particolare nella galleria dove insistono numerosi esercizi commerciali, zona infestata di bisogni fisiologici, sporcizia, anche diversi barboni che vivono lì, odori anche sgradevoli. E hanno voluto segnalare questa problematica al nostro profilo Facebook di Rete 8 per sollecitare le istituzioni ad intervenire in tal senso. Solo che lì c'è un equivoco di fondo, Marina, perché quelle aree sono condominiali, ma è consentito, anzi è obbligato, il passaggio pubblico. Quindi bisogna capire le competenze, chi deve intervenire in tal senso. Hanno sollecitato l'amministrazione comunale ad intervenire, a fare una pulizia più costante di quelle aree, ma anche a fare un servizio di vigilanza. Lì non ci sono telecamere, ci raccontano anche di situazioni di spaccio e anche di persone che vanno lì a drogarsi. Insomma, un degrado completo nel cuore della città di Pescara, una situazione diventata intollerabile. I commercianti, come vedete anche dalle immagini della diretta social che abbiamo fatto questa mattina, erano presenti tanti commercianti perché proprio non ce la fanno più e sollecitano le istituzioni a intervenire in tal senso. Noi abbiamo fatto il nostro, vedremo adesso quali risposte arriveranno dall'amministrazione comunale.